Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di eliche per droni FPV, ma non di eliche comuni, ma di eliche richiudibili per droni FPV. Sì, avete capito bene, eliche fold che normalmente siamo abituati ad avere su droni per fare riprese video, come può essere un Mavic, ma qualsiasi drone per riprese video ha eliche richiudibili, mentre sui droni FPV abbiamo sempre avuto l'abitudine di avere eliche fisse che non ci permettono, diciamo, di essere richiuse. Adesso la Dalprop ha fatto queste eliche richiudibili che secondo me dal punto di vista dell'idea, della concezione, della semplicità sono davvero davvero top. Ovviamente sono da provare dal punto di vista appunto del volo, se danno problemi o meno, se il drone rimane tale quale come è con diciamo le eliche fisse, però dal punto di vista appunto dell'idea secondo me tanta roba. Io qua eliche da 7 pollici, cioè o meglio per droni da 7 pollici, eliche per droni da 5 pollici e eliche per droni da 3 pollici. Non ho quelle da 6 pollici, queste sono le, diciamo, le 4 misure disponibili per queste eliche fold della Dalprop. Adesso gli diamo un occhio da vicino su come si assemblano e poi dopo le andiamo anche a provare insieme. Allora, tiro fuori un pacchetto di quelle da 3 pollici, poi cerco un pacchetto che è questo che è da 7 pollici e questo che è un pacchetto da 5 pollici. Cambiamo magari il colore così non si differenzia da quell'altro. Allora vediamo, ok, questo è un 5 pollici. Quindi queste sono le tre misure che ho io, ci sono anche, come dicevo prima, quelle da 6 pollici. Adesso andiamo ad assemblare quelle da 5 pollici, anche perché l'assemblaggio è identico per tutte e tre le misure, o meglio per tutte e quattro le misure. Quindi vado ad aprire questo che sono quelle da 5 pollici e vedete diciamo la semplicità, e sono tutti pezzettini di plastica di una facilità da assemblare davvero davvero sbalorditiva, ma l'idea secondo me merita. Allora, i vantaggi dal punto di vista dell'idea delle eliche richiudibili ci sono sicuramente. Uno, perché se dovessimo andare a, diciamo, picchiare le eliche in un incidente contro una pianta, contro un tubo di metallo, contro quello che volete, l'elica richiudendosi assorbe quello che è il colpo, quindi una parte dell'energia trasmessa appunto dal colpo viene assorbita dall'elica che si richiude e non viene trasmessa all'albero motore del drone, e sicuramente questo è un vantaggio non indifferente. E in più potremo andare anche a sostituire solo la pala che si è danneggiata, quindi perché una volta che le abbiamo montate comunque sono smontabili, non è che una volta che le abbiamo montate non si possono più smontare, quindi potremo andare, volendo, sostituire solo la pala che si è danneggiata. E in più un vantaggio non indifferente è anche quello del trasporto, per chi non vuole togliere le eliche ogni volta dal drone quando lo si trasporta o dentro lo zaino o attaccato fuori dallo zaino. Comunque le eliche danno un ingombro, soprattutto poi nei droni di grosse dimensioni, pensiamo a un drone da 7 pollici tipo un drone da long range, le eliche da 7 pollici su un drone che già è ingombrante, davvero l'ingombro diventa davvero ampio. Quindi a questo punto vediamo come assemblarle. Basterà andare a prendere il supporto, quello con le colonnine, quindi andiamo a mettere un'elica, ovviamente dovremo montarla in maniera corretta e prendere diciamo le pale giuste in base alla direzione che dobbiamo montare. Quindi questa va qui, adesso vado a cercare una che sia corretta per questa, eccola qua, ok, quindi così è montata correttamente. Vado a mettere il coperchietto di chiusura, basterà spingere forte, ecco montata l'elica richiudibile. Quindi ragazzi, secondo me l'idea è top, e dopo sono da provare, come vi ho detto prima, vedere se il drone si comporta bene, se queste eliche trasmettono magari delle vibrazioni all'action cam, quindi per fare riprese video cinematografiche non vanno bene, perché comunque magari l'action cam fa fatica a stabilizzare l'immagine, non lo so, sono tutte cose da provare, o anche il drone cambia magari in maniera importante dal punto di vista proprio del volo e di come si comporta in volo. Qua ho anche, ragazzi, per farvi vedere, giusto per farvi vedere, ho anche delle 7 pollici, ok, quindi molto più importanti, e qua ancora diventa ancora più importante l'idea di avere delle eliche richiudibili per il trasporto se non si smontano dal drone. Quindi abbiamo anche le 7 pollici. L'idea secondo me, ragazzi, è davvero top, eh? Dopo a livello pratico, ve l'ho detto, è tutto da vedere, lo vedremo dopo insieme, tra poco andiamo a provarle e vediamo. E poi ci sono anche le 3 pollici,
guardate, piccolissime, vedete. Quindi il concetto rimane praticamente identico, cambia proprio solo la misura ovviamente, ma il concetto e il montaggio rimangono identiche per tutte le, diciamo, quattro misure disponibili. Perché come vi dicevo prima ci sono anche le 6 pollici che io non ho, ma esistono anche di quella misura. Allora, parliamo di prezzi. Il prezzo rimane simile alle eliche classiche che siamo abituati a montare sui nostri droni FPV, ovviamente qualcosina in più, però secondo me si hanno dei vantaggi notevoli. Vi lascio il link di Banggood in descrizione se volete dargli un'occhiata. Adesso proviamo a vedere appunto l'ingombro. Vedete ragazzi che se io vado a montare questa elica da questa parte, vedete che se io vado a richiudere l'elica, una volta che l'elica è richiusa, l'ingombro è notevolmente minore. Quindi dal punto di vista dell'ingombro sicuramente vantaggi ci sono, come ci sono sicuramente anche negli urti, perché quando comunque quest'elica andrà a sbattere e andrà a richiudersi, non trasmetterà comunque l'urto all'albero motore, danneggiando appunto o piegando l'albero motore. Qua invece l'urto viene assorbito dall'elica. E poi, come vi dicevo prima, anche nel trasporto, perché visto che noi spesso attacchiamo questi droni sull'esterno dello zaino, andando ad attaccare il nostro drone sull'esterno dello zaino in questa maniera, abbiamo le eliche, vedete che qua tendono quasi a avanzare fuori dallo zaino, quindi in maniera sia pericolosa, magari andando a beccare qualcuno sul braccio, in faccia, comunque magari fanno anche un po' male, e soprattutto si rischia di piegarle, mentre queste, una volta che le abbiamo richiuse, ingombro praticamente zero. È ancora diciamo più ampia la differenza, o meglio l'utilità di questa richiudibilità con droni di maggiori dimensioni. Quindi se pensiamo a un drone del 7 pollici che è già ingombrante con eliche di dimensioni importanti, quindi esce per forza dallo zaino, con queste eliche richiudibili anche quella cosa sicuramente è risolta. Poi se il drone siamo abituati a metterlo poi all'interno dello zaino, ancora meglio, nel senso che non rischiamo proprio di rovinare le eliche, perché lo mettiamo all'interno dello zaino, quelle eliche girate verso l'interno e le eliche non si danneggiano, mentre quelle eliche montate, se lo mettiamo all'interno, innanzitutto occupa tutto lo zaino e poi si rischia comunque di rovinarle. Quindi sicuramente vantaggi. Allora, a questo punto direi che quindi adesso facciamo un cambio di eliche. Ok, eliche cambiate, quindi adesso non ci resta che andare a provare queste eliche fold della Dalprop. Ok ragazzi, ci siamo. Siamo pronti a fare il test di queste eliche richiudibili della Dalprop e anche di queste batterie Ovonic FPV, che ritengo top per qualità, prezzo, prestazioni. Poi vi lascio tutti i link in descrizione, perché secondo me le batterie qua top, soprattutto perché acquistabili anche su Amazon, quindi con consegna veloce, tutte diciamo le garanzie che sappiamo di Amazon, mentre le eliche della Dalprop sono acquistabili su Banggood con tutti i link in descrizione. Quindi adesso ragazzi facciamo un bel test, il mio solito campo prova, quindi niente di che, ma giusto per capire come vola il drone e se diciamo ha comportamenti strani, e vediamo anche come registra appunto l'action cam con queste eliche. Una cosa, adesso farò il video parlando anche al microfono, quindi le due cose insieme non mi verranno tanto bene, perché pilotare il drone e parlare in simultanea faccio davvero fatica, però ci tengo a trasmettervi diciamo live quello che sto provando, nel senso le sensazioni che mi danno queste eliche mentre piloto. Quindi cercherò di fare il possibile di unire le due cose, parlare e pilotare, anche se mi verrà davvero male, perché il mio neurone fa fatica a fare entrambe le cose, ve lo dico subito. Quindi ragazzi, senza perdere altro tempo, partiamo con queste eliche fold della Dalprop. Ok ragazzi, ci siamo, armiamo i motori, motori armati, e proviamo come si comportano queste eliche di Dalprop. Ok ragazzi, allora, prima impressione, il comportamento non è male. Adesso poi magari adesso lo spremiamo un attimo, giusto per capire un po' di più come si stanno comportando. Poi ragazzi, vi ricordo che io non sono un super professionista, mi piace tantissimo pilotare i droni FPV, mi diverto un sacco, ma non sono un super di pro, non sono un pro, anzi sono proprio nessun pro. Quindi nel senso, magari sono eliche che se prende in mano un vero professionista ci trova dei difetti che io magari non ci trovo.
Allora, vediamo di spremere un po' di più il tutto, così da capire meglio. Allora, devo dire che il drone non lo trovo così diverso da con le feliche, diciamo, originali, anzi, per niente, mi sembra molto simile, se devo essere sincero, perlomeno per le mie caratteristiche, mi sembra uguale. Allora, no, dai, devo dire che sono molto simili a quelle originali e la cosa mi entusiasma molto perché quindi vuol dire che ha tanti vantaggi, cioè i vantaggi che abbiamo elencato nell'unboxing. Allora, ragazzi, secondo me niente male, niente niente male, non pensavo, pensavo magari di sentire più differenza, perché comunque sono particolari. In realtà, invece, devo dire che hanno il loro perché. Sì, devo dire che hanno il loro perché. Forse il drone risponde non so come dire, forse la portanza d'aria è un po' minore, non so come dire, bisogna dargli forse un po' più di gas per determinate manovre, forse quello come differenza, sì, almeno così come idea, eh. Secondo me forse sì, perché comunque la forma dell'elica è diversa e quindi cambia qualcosa per forza. Però devo dire che è tanta roba. Non pensavo, non pensavo. Segnale radio critico. Sì, segnale radio critico, ragazzi, perché sto usando il microfono a 2,4 GHz e fa interferenza con la radio. Il microfono ce l'ho qua wireless, quindi fa interferenza con la radio e il segnale diventa critico, eh. Scusate se ogni tanto non parlo, ma faccio davvero fatica a fare entrambe le cose, come vi ho già detto, tanta fatica. Ok, no, sembra davvero, ragazzi, davvero, eh. Non noto differenze abissali, eh. Forse bisogna dare un pochino più di gas in certe manovre, questa è la mia impressione. Quindi adesso facciamo le ultime manovre, anche perché le batterie ormai sono quasi finite. E diciamo che possiamo anche ritornare e poi tirare le conclusioni. Poi il video, ragazzi, me lo dite voi nei commenti, perché io adesso non lo sto guardando, come la Action Cam, la DJI Osmo Action, ha registrato le immagini, se sono rimaste belle stabili o se avete visto dei piccoli difetti che magari normalmente non si vedono. Perfetto. Quindi, ragazzi, vado a recuperare il drone e tiriamo le conclusioni. Allora, ragazzi, direi che queste eliche non mi hanno per niente deluso, anzi, le metterei alla pari delle sue eliche originali, almeno per il mio stile di guida, per quello che faccio io con i droni, nel senso, come vi ho detto, non sono un super professional, guido perché questi droni FPV mi piace tanto, quindi mi diverto, però non sono super professional, quindi per uso non super professional, ragazzi, ve le straconsiglio, tanta tanta roba, meritano davvero, perché comunque trasmettono lo stesso feedback delle eliche originali. Poi a livello più professionale uno le prova e poi decide. Ma diciamo per un utilizzo diciamo proprio hobby, ragazzi, tanta tanta roba. E le batterie Ovonic FPV è una garanzia. Questa è già un po' che le sto testando, davvero davvero super top secondo me queste batterie, sempre per uso hobbistico, non magari super professional, c'è sicuramente di più. Ma per uso davvero per chi si vuole divertire e basta, tanta tanta roba per quello che costano e per quello che danno. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questi due, diciamo, prodotti, le eliche dal drop richiudibili e le batterie FPV Ovoniche vi siano piaciuti. Quindi ragazzi, se è così, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram per sapere in anteprima cosa porterò sul canale, tipo queste cose che arrivano sempre un po' prima su Instagram, poi arrivano su YouTube. E ragazzi, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va. E ovviamente ragazzi, però iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un intero tutorial, novità. Ciao!